che probabilmente è diventata più piccola e che ha deciso di affittare la sua casa. E ci sono delle altre persone interessate a occupare insieme a loro questa casa. Tutta la storia è questa. Quindi una storia assolutamente elementare. Ma per arrivare a questa storia così semplice, così elementare, abbiamo percorso una strada molto lunga. E ci siamo ispirati a un brandello di storia che arriva dai siti archeologici. Il nostro lavoro principale è nelle aree archeologiche della Magna Grecia, prevalentemente. Ed è lì che traiamo ispirazione per i nostri spettacoli, per far nascere i nostri spettacoli. Lì abbiamo incontrato in una zona della Basilicata, che si chiama Serra di Vaglio, c'è una bellissima area archeologica sopra una collina, con una potente cinta muraria attorno che non... Originariamente gli archeologi non si spiegavano il perché. E dove c'era questa città, collocata lì, con tutte le sue case, con gli spazi per i sacrifici, con tutte le cose che c'erano, con le capanne che prima erano fatte in un certo modo, rotonde, poi sono diventate quadrate. E con l'aiuto degli archeologi e degli storici siamo riusciti a costruire una storia che abbiamo chiamato storia di integrazioni. E questa è la ragione per la quale ci siamo appassionati a questo tema, molti anni fa. Tre anni fa, perché questo è il tempo che abbiamo impiegato per allestire questo spettacolo. E le persone che prendono in affitto questa casa ai primi abitatori sono di fatto le persone che vivevano nell'VIII secolo, che si chiamavano Enotri, i quali realizzarono una prassi di integrazione con quello che nel VI e V secolo corrisponde alla grande espansione della Grecia che arrivò anche da noi, tant'è che quella parte del sud Italia la chiamiamo Magna Grecia, dal punto di vista archeologico, e costruirono un modo per vivere insieme. A queste si sono sommate delle altre popolazioni che vivevano nella stessa regione, anche se in modo più marginale, che erano i Lucani, e anche loro arrivarono a realizzare questa integrazione fino a quando accadde un fatto molto... difficile da giustificare, ma che si realizza dovunque in questo modo. Nel terzo secolo, o meglio, nel quarto secolo si viene a sapere della grande espansione che stava avendo Roma in quel tempo, e questa era la ragione di quella grande cinta muraria che era stata costruita attorno alla città per difendersi, ma la cinta non è sufficiente a difendere la città. Roma arriva, distrugge come fa dappertutto, perché impone le sue regole, distrugge le città e uccide le persone. Quando l'abbiamo pensato questo spettacolo non credevamo che fosse così attuale come è attuale in questi giorni, in quanto c'è un Occidente molto in espansione che sta cercando di appropriarsi di altre zone, di altre terre, con molti pretesti, con molte scuse, ma di fatto sempre un atteggiamento di colonizzazione di altre terre. Abbiamo fatto questa cosa pensando di fare un discorso che era più sul piano storico, e ci siamo accorti invece che era una cosa molto centrata con l'attualità. Vi dicevo che abbiamo impiegato 3 anni per realizzare lo spettacolo, perché abbiamo messo in campo una pratica difficile, complicata per quanto riguarda il lavoro dell'attore. Normalmente si pensa che il teatro sia mettere in scena un testo. Si dà un testo a delle persone, si imparano delle battute e poi si costruisce lo spettacolo. Da noi non è così. Da noi il testo entra sempre dopo, è una fase successiva. Prima gli attori hanno prodotto tutta una serie di azioni, le chiamiamo improvvisazioni. Abbiamo costruito le relazioni tra loro, abbiamo trovato il modo mediante il quale queste azioni potevano essere significative di qualche cosa. E alla fine, solo alla fine, solo in un tempo successivo, è entrato il testo, che aveva tutta una serie di suggestioni antiche una volta, e che poi quando l'abbiamo ritradotto in termini, come vi dicevo, contemporanei, è diventato quello che dopo sentirete. L'operazione, diciamo, è come se avessimo preso questi 5 secoli di storia e l'avessimo condensati in una giornata e nell'inizio della notte, che va subito dopo. E tutti questi popoli sono rappresentati da personaggi, cioè da attori, che interpretano volta a volta i diversi ruoli. E questo sarà quello che lo spettacolo
adesso, perché ormai è tutto pronto, e non mi resta altro che lasciare lo spazio ai miei compagni. Grazie. Quando il fuoco si congiunge con l'umidità dell'aria, il loro figlio, il fumo, si disperde dappertutto. Talvolta bisogna sopportare il fumo per avere il fuoco. Lui ha preso la potenza al sole del mattino. Alla luna del vespro ha tolto la forza. Ricongiunge gli erranti e riunisce quelli che sono separati. E ci fa cuocere del buon cibo. Un altro giorno da vivere. Speriamo di arrivare felicemente a sera. La colazione è pronta. Ecco. Come tutte le mattine, un buongiorno di disgrazia. Chissà quale strano Dio ci fa fare tutte queste cattiverie in giro per il mondo. Ringrazia il cielo per quello che abbiamo. E ringrazia tuo nonno e il nonno di tuo nonno che ci ha lasciato questa casa. Grande, sicura e per me anche bella. Noi non siamo come la gente dei giornali, perché noi ci vogliamo bene. Perché siamo in pochi ed abbiamo pochi amici e pochi nemici. Noi non conosciamo la discordia perché non conosciamo la gente e viviamo in semplicità. La madre. Abbiamo tutto quello che ci serve. Abbiamo i vestiti che ci servono. E legna per il fuoco. E il cibo che entra ed esce dalla dispensa. E per quello che ci manca, abbiamo sempre imparato a procurarcelo. Abbiamo costruito una porta che separa dentro da fuori. E abbiamo un tetto sopra la testa. Che separa il giorno dalla notte. La porta separa il dentro dal fuori,
Il vetto separa il giorno dalla notte. Ma ci sono giorni e notti, fuori e dentro, che non hanno confini. Oggi non andrò a scuola. Non saprei cosa insegnare, poi non mi sento molto bene. Malati e moribondi furono coloro che disprezzarono il corpo e la terra e inventarono un segno celeste, croce di sangue e dentrici, dimenticando che questi dolci e posti veleni presero essi stessi corpo dalla terra. Tutti noi qui abbiamo qualcosa da fare. E siamo utili l'un l'altro. Ma si dice che Dio, mentre ci plasmava, a quelli più adatti al comando ha mescolato dell'oro, ad altri ha mescolato argento, ferro e bronzo, ad altri ancora. Una sera, alla luce del sole calante, ho visto l'oro nel mio corpo. Potete fidarvi di me. Farò quello che sarà necessario per le nostre vite. Ricorda di saper amare i nemici e di onorare nel proprio amico il nemico. Parlare molto può essere un modo per nascondersi. Io vado a fare la spesa. Voi continuate pure a parlare. Ricordati del vino. Il pane lo faccio io. Quello buono. Quando avevamo l'otto, sapevamo quel che si mangiava. Adesso con tutti questi disturbanti, questi pesticidi, queste diavolerie, non si sa più quel che ci tocca. E bisogna anche ringraziarli, i negozianti. Loro sì che lavorano. Se non ci fossero loro che si alzano alle 4 del mattino per andare al mercato, come potremmo avere tutto quello che ci serve? Ogni mattina parto di qua per andare laggiù. La scuola non è lontana, ma neanche vicina. C'è l'autobus, c'è la bicicletta. Se volessi potrei andare anche a piedi. Basta alzarsi un'ora prima. Ma non è questo. È che quando si esce di casa non si sa mai quello che si incontra. Non si sa se si potrà tornare indietro. Ve lo ricordate quella volta che sono stato investito? Certo che lo ricordiamo. Non fai altro che ripeterlo tutto il giorno. Io esco tutti i giorni. Ed intanto tutta su queste spalle la fatica, tutto con queste mani. Aggiustare la serratura perché gli estranei non entrino in casa. Rinforzare le finestre e gli scudi. E poi scrostare, grattare, raschiare via questa umidità che sale pian piano dal profondo della terra. Dire la gran tela che io lavoro.
poi con gran subbio e con mirabile fuso vi di te la sottil ordir crisi. La tela non è ancora terminata. Il disegno traccia le ombre delle storie che ora stiamo vivendo. Alla fine verrà la tessitrice e taglierà il cordone ombelicale del mondo. Sono solo un uomo, sono qui nella mia casa e la devo difendere, perché lei ci difende. La casa è un ventre che forgia l'uomo e le sue cose. La casa è il luogo dove nascondersi e stare soli, dove nascondere il proprio star soli. Sa cantare. Quel corpicino che piantasti l'anno scorso nel giardino è cresciuto. Quest'anno avremo i suoi frutti.
Spargi questo sale e battilo e costruisci una fascia dura perché gli amici ci trovino e speriamo che i nemici non sappiano trovarci. Da questa strada è venuto il tenero fanciullo. Da questa strada sono venuta anch'io. E mio nonno, e il nonno di mio nonno prima di lui. Da questa strada andiamo e veniamo anche noi. C'è una strana sensazione quando ci si allontana dalle persone. E loro rimangono indietro, come macchioline che si disperdono e li si vede appena. È l'addio di un mondo troppo vasto che ci sovrasta. Ma noi puntiamo diritti verso la prossima meta. Cari miei, ve lo immaginate se trovassimo un locale da gente da queste parti con quei negri grandi e grossi che cantano dei blues a suono di chitarre e bevono acqua vite e ci fanno dei segni? Là c'è aria di mistero. Traversare la strada per scappare di casa lo fa solo un ragazzo. Ma quest'uomo che gira tutto il giorno per la casa non è un ragazzo e non scappa di casa. È ora di apparecchiare la tavola. Ripeto questi gesti 2 volte al giorno. E non mi stanco mai. Mi mettono addosso... Il tintinnio delle stoviglie interrompe il silenzio di un'eternità appena cominciata. Soltanto il cielo è immutabile. Ti senti male? Il cielo è un blocco d'azzurro alto, distante. La casa diventa mensa, ara ed altare. Sei bella, amica mia. Come siete belli, amici miei. La tua testa è oro, oro che brilla. E le tue doti, come stipiti nella grana. Amica mia, fammi dire come sono mezzo labbra, 2 rose fresche colte in paradiso. E chi è questi che nasce come aurora raggiante di sole? Le tue mani odorano di mirra. Sei bello, amico mio. Ritorna, amica mia, ritorna, voglio sentire la tua voce. I tuoi riccioli, come greggi di pepper che scendono dalle pendici della montagna. Amico mio, la tua statura è simile alla palma sulla quale voglio salire. Come nastri di porpora le tue labbra. Sei uscito nel giardino della palma, delle palme, per vedere la palma germogliata. Come siete belli, amici miei. Vi inviterei a bere del vino aromatico mescolato al succo di melograno, amici. Quando danzi, c'è come un fuscello entro di musica. Fuori c'è un albero pieno di frutti squisiti, quelli dell'anno e quelli di stagione. Come un giglio tra i rovi, così seri, amica mia. I tuoi occhi sono color di pietra in fioretto. Sei bella e maestosa come un'armata pronta alla battaglia. Il tuo alito come il profumo delle mele verdi. Un uomo andò nel bosco. È un cacciatore in una notte di luna.
La luna splende alta nel cielo. Lontano ringhiano le bestie. Il cacciatore entra in quel frastuono al calo di pianti d'amore e di nostalgia alla luna. Splende alta nel cielo, irraggiungibile come il sorriso di un'amante perduta. Dal cuore del cacciatore uscì una lingua d'agonia. La sua bocca si aprì in un urlo uguale a tutti gli altri nella notte. Il cacciatore si lancia guancia contro guancia, petto contro petto, i denti frementi nell'ansia di colpire. L'alba non era ancora spuntata. Domani mangeremo un corpo senza voce che parla lungo le strade dell'ombra. Alla mia bocca aggiungete una bocca. Alla mia lingua un'altra lingua aggiungete. Al mio ventre aggiungete un nuovo ventre. Alle mie mani altre mani aggiungete. Ai miei piedi aggiungete altri piedi. È che questo cibo ci giovi e ci faccia diventare più buoni e più giusti. E che a tavola non manchi mai il vino. Giusto. Thank you.
oggi. Quelli della città! Li ho invitati anche a pranzo, per questo che ho cucinato tutte queste cose buone! Abbiamo già mangiato! Mangeremo un'altra volta. Sette generazioni prima della prima guerra maledetta arrivarono su questa terra due fratelli e fondarono una città della quale Odisseo alla corte dei Feaci si dichiara cittadino. Poi venne Giasone con i suoi compagni che dalla nave Argo furono detti Argonauti. Il loro viaggio si portò alla terra dei Calibi, i primi Fabri, e alla Colchide e ne riportarono il bello d'oro. Arrivarono poi alla città fumosa e di fronte fondarono il porto del ferro alle foci del Sele. Qui coi metalli fecero l'aratro, la falce e altri attrezzi. Piantarono gli alberi delle loro navi che divennero bianchi e con tutte le loro vele quadrate misurarono le terre intorno. La prima barca era di pelle di coniglio e affondava sempre. In acqua vissero gli uomini e ne costruirono una di tronchi galleggianti. Era bella a vedersi, ma molto pesante e poco maneggevole. Con questa barca si pescava. Dopo un poco gli uomini ne ebbero abbastanza del pesce e incominciarono a fare strani sogni, di mostri, di delfini e di sirene. Queste le sirene se le sarebbero prese volentieri. Le avrebbero rinchiuse in bianche gabbie di lische di pesce, le avrebbero fatte ingrassare e se le sarebbero godute con tutti i sensi. Ne nascevano strane storie. Ogni mattina qualcuno ne raccontava un'altra e questa passava di bocca in bocca. Ad uno parve un peccato che tutto questo dire venisse dimenticato così. Così nacque la scrittura. Siate benvenuti, la nostra casa è sempre stata ospitale. Noi siamo gente semplice e sincera. Tutto quello che abbiamo nella bocca lo abbiamo nel cuore. Questa casa è fatta per gente sincera. Anche per noi la sincerità è sacra. A casa nostra è addirittura venerata. Secondo i nostri avi, fu il dio Hermes, l'inventore della musica. Uccise una tartaruga. Fissò sul guscio sette corde di budello e inventò la prima lira. Gli altri, i discendenti di Caino, maestro di tutti gli assassini, dicono che la cetra e il flauto furono inventati da Giubal, loro paesano. I nostri vicini navigatori, invece, narrano una terza storia. Si narra che un giorno Hermes e Giubal si erano incontrati sui monti del Tavo. Hermes veniva da Occidente e Giubal da Oriente. Entrambi andavano in giro per il mondo a spandere la musica, uno con la lira, l'altro con la cetra, ed entrambi zoppicavano da un piede. Inaspettatamente si trovarono faccia a faccia. L'occhiata fu breve, ma ognuno sapeva dell'altra. Si passarono accanto come quei sicari che si passano accanto per nascondere l'ombra della reciproca vergogna. Noi siamo qui da sempre e non abbiamo nessuna intenzione di andare altrove. Qui siamo nati noi, i nostri nomi e i nomi di loro. E tutti siamo vissuti e viviamo qui. Sono nati qui anche quelli che se ne sono andati a cercare fortuna altrove.
Chissà se l'hanno trovata. Mettetevi comodi, fate come se foste a casa vostra. Grazie. Accomodate. I vostri vestiti sono molto belli. Noi lo siamo per le formalità. E tu non avere paura di fare cattiva figura. Noi siamo come siamo. Se i cavalli avessero dei, li raffigurerebbero in forma di cavalli. Noi siamo come siamo. Le regole non le abbiamo inventate noi, ma i nostri padri per noi. E i padri dei nostri padri per loro. Le regole sono semplici. Bisogna evitare quanto è biasimo e vergogna. Di rubare, fare adulterio e di ingannarsi l'un l'altro. Chiedere agli stranieri chi siano, quanti anni abbiano e da dove vengono. Ma noi siamo anche curiosi, qualche volta lo chiediamo lo stesso. Quanti anni hai? Intendi bene. Dell'uno fai 10. Prendi 2 e pareggia il 3. E ricca sarai. Prendi il 4. Del 5, il 6, fa il 7 e l'8. Il gioco sarà compiuto. Allora 9 sarà 1 e 10 nessuno. Mi porti bene. Questa mattina, quando siamo usciti, c'era molta meno. Veniva giù da porta. L'ultimo uomo mi fu regalato da una donna. Da allora i pomi sono solo parole di cibi per i diabetici e il sale va giunto a parte. Ma anche il sale non è più quello di una volta. Giovani vite salvò la menzogna di Creta, educando al suo culto uomini maturi. Ricoverati al passaggio di Io, che nella gola di Crono armò la mano dei figli. Ma i cretesi perseverarono per salvare i loro figli. E troppo a lungo la menzogna si sostituì alla spada. Vennero uomini con le braccia nude, scrutarono le onde senza vedere il mare. Pensarono a modi accidentali interrotti. Ebbe molti figli, Crono, e tutti passarono sulle bugie dei cretesi. Ma anch'io ho dei regali per voi! Ripetere i passi... I regali, sì! ...della figlia di Melisse. Permesso! I regali! Ci sono i regali! Melissa generò anche colei che non si sfugge. La seconda stirpe divina, confusa dai cretesi, imbrogliò se stessa. Da allora gli uomini amano passare. Pensarono a morti accidentali interrotti.
ebbe molti figli, però tutti passarono sulle bugie dei cretini. Uno è ma non seppero ripetere i passi della figlia di Messere. Melissa, Belero, anche colei che non si sa. E senza maniche, ma si indossano te. Ma la seconda stirpe di Dio, confusa dai cretesi, imbrogliò se stessa. Da allora gli uomini amano passare. Anche senza manche. E allora una bella fotografia. Trascinare in danze di altri, in ritmi di altri, nelle fame di altri. Dove ci racconteremo le nostre storie? Quando tratteremo le nostre questioni? Faremo a mangiare con tutte quelle strane cose. Hai ragione. La storia siamo noi. Noi. Siamo noi queste onde del mare. Questo rumore che rompe il silenzio. Questo silenzio così duro da masticare. Noi i primi, noi da leggere. Accomodatevi. È pronto. Sapeva ululare e quando una grossa tormenta disperse la sua muta,
fu costretto a recarsi nel villaggio più vicino per farselo insegnare. Ritrovò la sua muta 14 anni dopo, quando ormai era diventato troppo vecchio per andare in giro per il mondo. Io ho soltanto parole. Sono il concime dal quale nascono i pensieri. In un lontano villaggio, un uomo non parlava mai. Tutti pensavano a chissà quali e quante importanti questioni avesse per la testa e intimamente lo rispettavano. Erano anche propensi a credere che si fosse fatto carico di tutti i problemi della collettività. Un giorno lo obbligarono ad esprimere un giudizio. Lo videro strabuzzare gli occhi, aprire la bocca e udirono un rumore come di carta stracciata. Tutti capirono che non aveva mai imparato a parlare. È fissato con i libri. Quando è tempo, anche se non si pensa di essere pronti. Un giovane signore stava corteggiando una timida e leggiadra dama. La dama se ne stava modestamente seduta e con l'occhio infiammava il corteggiatore. Questi non seppe più contenersi e si gettò sulla dama e gridò: "Oh no, no!" Fu perigli di incolarsi, fu per l'emozione il fatto sta che la dama lasciò andare un rumoroso vento. Ci fu un silenzio mortale. L'uomo se la diede a gambe e della dama non si sette mai più niente. A proposito di donne, io ho conosciuto luoghi in cui le donne portavano i capelli come tende per coprirsi da un mondo troppo spalancato, troppo nudo e troppo duro per loro. Se ne stavano lì, mezzo dentro e mezzo fuori, mezzo protetto e mezzo vulnerabili. Poi decisero di tagliarsi i capelli tutte quante e si videro come realmente erano, belle e brutte per intero. Io sono la donna bruca. La forza danneggiante, il fiume che scorre sotto il fiume. Dove vivo? In fondo a pozzi senza fondo. Nell'etere senza tempo. Nelle lacrime e nel mare. Io sono la vita che permette alla morte di andare al morale. Non fateci caso, lei è sempre un po' di qua e un po' di là. Beh, io avrei degli altri regali per tutti. Non essere così invadente, non mi sembra il caso. Noi stiamo bene così come stiamo. Se volete posso suonare un altro po'. No, grazie. La musica porta la pace nel cuore. Posso suonare un altro po'. La casa è così grande, si può anche ballare. Stiamo facendo dei lavori per renderla più accogliente. E ci possiamo anche aiutare se volete. Perché dobbiamo cambiare la nostra casa? Non ti preoccupare, non dovrai spiegare le ali per attraversare le porte.
E non dovrei tirare il capo per non sbattere nel soffitto e neanche trattenere il respiro per paura che le mura si incrinino e crolli. Ma chi ti ha insegnato queste cose? Magari così ci stiamo anche noi. Io so tante cose. Io avrei anche un baule fuori. Vado a prendere. Prendiamo. E cominciò a
storia! La storia è un angelo. L'essere che avanza in direzione contraria al futuro. La storia è un mucchio di detriti. E l'angelo vorrebbe tornare per sistemare ogni cosa e riparare ciò che è stato distrutto. Ma una tormenta soffia da lontano e trattiene l'angelo, spingendolo verso il futuro. E questa tormenta è chiamata progresso. Esistono uomini che negano. Tutta una vita non fanno che negare, privare il vizio annacquando. Esistono uomini uguali. Tutta una vita non fanno che somigliarsi e coprire l'ultimo neo biancando. Esistono uomini che muoiono. Tutta una vita non fanno che morire e considerare la vita postuma uccidente. Esistono uomini che bruciano. Tutta una vita non fanno che bruciare per dare al mondo giustizia infuocata. Non vi illudete, che è poco la vita. Bevetela a gran sorsi. Non vi sarà bastata quando dovrete perdere. Per l'uomo non piango più. Aspetto da secoli un uomo che sappia gioire del suo male, non del suo dolore o della sua sofferenza. Del male che in lui, del male che di stesso genera, non esiste un tale uomo. All'uomo non chiedo nulla più. Esistono ancora troppi uomini che ogni volta che odiano finiscono per adorare. In ogni sogno c'è un segno e nei loro sogni i segni sono cancellati da mani troppo delicate. Ed è difficile alla fine capire quanto c'era di buono nel loro cattivo e quanto di cattivo nel loro buono. Quando roda il vento nel mio cranio, quando ci sarà l'erba sulle mie ossa, forse si crederà che io so ghigno, ma sarà un'impressione sbagliata, perché mi mancherà di un affare plastico, plastico tico tico che avranno rosicchiato i topi,
il mio paio di coglioni, le mie fistole, le mie cosce ed il culo sul quale mi siedo, i miei graziosi occhi cerulei e il mio naso vistoso e tutto questo niente meraviglioso che mi ha fatto apprezzare dai duchi e dalle duchesse, dai papi e dalle papesse, dagli abati e dalle asine e dalla gente di mestiere. Inoltre non avrò più questo fosforo un po' molle, il cervello che mi è servito a prendermi senza vita, il cranio pieno di vento, le ossa completamente verdi. Ah, come mi spiace diventare vecchio! Dove pulire, furia, potamo perditus, erit in gloria, nato de virgine, qui redit omnia, cum gave tu die, celestis curia. Io avrei pensato anche qualcosina d'altro. Allora, una festa. C'è un regalo giusto apposta per questa festa. A me piacciono le feste. E se ci saranno malattie ci aiuteremo l'un l'altro.
noi due potremmo farcela. Tutti noi potremmo farcela. Senza perdere un sol uomo. Un sol uomo. Così sia! Ricordo case per due o quattro famiglie, con in mezzo la cucina per i freschi e il deposito. E le fondamenta di pietra di fiume e robusti tronchi, e le pareti di argilla e paglia tritata seccati al sole. E avevamo campi di grano e orzo, e fave, e lenticchie e ceci, e i frutti del bosco, e i funghi. E c'erano campi di mele, susini, sorbi. Poi vennero quelli che si portarono i noccioli d'olivo e i vitigni per le radici.
vennero i mandriani. Erano allegri ed impararono subito la nostra lingua. Arrivarono con carri tirati da cavalli e merci che scambiavano con noi e quelli della costa. E cantavano e ballavano e avevano strumenti per suonare. Poi vennero i cacciatori con archi e faretre, ma ci portavano capre selvatiche e dai, che cuocevano con rami d'alloro. E vennero quelli dalle lunghe barche leggere, che gettavano l'ancora nell'acqua bassa dei fiumi, portavano sacche di pelle e le merci più disparate. E non avevano armi, ma tavolette di cera. Su queste tracciavano degli strani segni con uno stilo appuntito. Da loro imparammo per la prima volta di cifre e di lettere. Avevano barbe e capelli ben tagliati e portavano coplicati e agili tuniche ornate di stoffe di mille colori. E prima erano venuti quelli che fondevano i metalli, musoni e taciturni. Il loro rapporto col fuoco aveva qualcosa di magico. Ricordo del nostro tessere la lana, il lino, la canapa e il fabbricare pentole e il costruire vasi ornati d'ambra che, strofinata con le mani, si caricava di una forza simile al lampo dei temporali e si scaricava in luce ed ombre che serviva a tenere lontani il mare. Osservavamo il movimento del sole e della luna e delle stelle. Avevamo ruote per alzare l'acqua dal suolo e vele per i mari ed aratri per la terra. Noi tutti eravamo una sola famiglia. Siamo venuti per il cartello che c'è là fuori. Ah, sì. Prego, accomodatevi. Abbiamo già concluso con altre persone. Ma il cartello è ancora fuori. Te l'avevo detto di tirarlo dentro. Siamo venuti apposta. E venite da molto lontano? Non molto. Abbiamo portato dei regali per voi. Dei regali? A me piacciono i regali. Prego, il fresco. I frutti del nostro orto, le carote, i piselli e i formaggi. Come quando freschi! Come quando avevamo l'orto! È molto bello. Ma voi chi siete? Si dice, abitiamo terre vicine. Noi abbiamo un sacco di capre, pecore, e molti uomini le custodiscono e pascolano le capre e le mandria senza distruggere i campi coltivati. Noi scambiamo carne, latte e lana con merci che altri producevano e incontriamo un sacco di gente diversa da noi, che abitano altre terre. È bellissimo incontrare le persone! Da dove venite? Abitiamo qui, poco distante. Alla nostra casa è l'ultima che si incontra prima di uscire in aperta campagna. La casa è tutta bianca, col cancello verde. Qui dietro c'è anche la stalla, bianca anche lei, che è più grande della casa. Io l'ho vista, la vedo sempre quando vado a fare la spesa. Anche la vostra si vede subito passando. È così grande. Molto. A noi non serve tanto spazio. No, no. Ci accontentiamo di poco. Un po' di spazio per noi. E per le poche cose che abbiamo. Ma perché volete cambiare casa? La vostra non è brutta. E noi? No. Siamo così simpatici. Ci piace incontrare la gente. E i regali? La nostra casa non è brutta. Ma il passato l'hanno portato. E quello delle lenticchie. L'anno dei ceci e quello dell'avena. Che cosa penseremo dopo questo chinotto dal fiume? E lo stesso per gli animali. Dopo i maiali e i polli
dopo i mucchi, e le capre, e le pecore, che cosa ne vedremo dopo tutto? Il nostro partito. Ma siamo così isolati, non si vede mai nessuno. Quando viene sera ci sembra di essere l'unica persona di Marta al mondo. Bisogna essere in profonda campagna per conoscere il silenzio della notte. Si direbbe che cada dalla luce di ogni stella e dal bianco sepolcro della luna. Bisogna essere in aperta campagna per consolare il vuoto sconfinato, come fosse un bimbo senza madre. Bisogna essere in aperta campagna per curare la casa del nulla, per aiutare il nulla a sorreggere il mondo che altrimenti si sprofonderebbe dentro. Ma qui siete in buona compagnia. Se fossimo tutti insieme si potrebbe stare anche meglio. Eh? Sì. Dove siete? Siamo qua. E poi non è più sicuro vivere così isolati. Se ne sentono di tutti i colori. Eh sì, quando scende la notte qui il mondo sembra scomparire. L'ho sentito anch'io. Là fuori succedono cose molto brutte. Ma l'inferno non è altro che il paradiso capovolto. Vi racconterò una storia. Il grande spirito aveva una figlia piccola ed erano inseparati. Un giorno, mentre il grande spirito si riposava nella radura, la bambina andò a correre per il prato. Toro che seguiva una vacca. Vide un cervo che seguiva una cerca. Vide un berro che seguiva una scrofa. E vide un caprone che seguiva una capra. E vide un coniglio che seguiva una coniglia. E vide una cavalletta maschio che seguiva una cavalletta femmina. E vide uno scarabeo dorato che seguiva una scarabea dorata. Dopo aver visto tutto ciò, un po' turbata, pensò: io sono la figlia del grande spirito, ma nessuno mi corre dietro. Allora incominciò a cantare un canto magico. Formulò nuove parole e nuovi pensieri. Inventò la musica, la danza, la poesia. Ma non riuscì a trovare pace. Il corpo ha molte lingue. Parla con il suo calore, con le sue vibrazioni, con l'ebbrezza del riconoscersi, con lo splendore della paura, con le ceneri del dolore, con la freddezza del dubbio, con la bellezza dell'amore. Il corpo ricorda. Il corpo parla con un battito accelerato del cuore. Alle volte fa trasparire il suo dentro. Dentro al corpo ci può essere una donna affamata. Una donna sottile e sottile. Una donna pavida. Una donna spaventata. Una farfalla. O un lupo. Intanto il grande spirito si era svegliato e quando vide sua figlia danzare e cantare capì subito ciò che era accaduto e pensò: mia figlia è cresciuta, perché non deve avere un altro uomo all'infuori di me?
Allora andò a cercare l'uomo giusto per rincorrere. E quando lo trovò, lo portò nella radura. Un bellissimo incontro. Ma ad un tratto l'uomo chiese alla ragazza: perché ho la stessa forma di tuo padre? Uomo, prova a chiedermi qualcosa di più difficile. Beh, per prima cosa vediamo di conoscerci meglio, poi si vedrà. Beh, stavamo festeggiando. Loro due si sono sposati. Che cosa ne dite se li invitiamo a cena? Mi sembra una buona idea. Non facciamoci prendere dall'entusiasmo. Poi dovremo tornare a casa qualche punto. È pericoloso. Non vi preoccupate. Penseremo noi a sistemarvi, anche per la notte. Allora potremo preparare noi per questa sera. Sì. Preparare cosa? Prepariamo una festa per loro due. L'inferno è non amare più. E sia. Il luogo non sono più
Ma una ragione c'è, ve l'assicuro, anche se non so quale sia. Ma chi sono? Da dove vengono? Sono come noi, non vengono da nessuna parte. Hanno tutto e si annoiano ad avere tutto. Non hanno più neanche desiderio. Vogliono imporre le loro regole. Bisogna fare qualcosa. Rinforzare le serrature e chiudere gli scuri prima che cominci a far buio. Per vivere tappati in casa come fossimo dei sepolti vivi. Potremmo chiedere aiuto. A chi? Arrivano tutti insieme, tutti al passo, più davanti il capo. Non si può dire a patti con loro, o sia con loro o contro di loro. Ma contro come? I carri contro i carri armati. La storia di Davide e Golia è già avvenuta una volta. Ma sappiate che potrebbe anche ripetersi. Non ci restano che i nostri ricordi. Sono qui sola, ma non sono fuggiti per lottare, ma per sopravvivere. Thank you.
spranghe di ferro contro di noi. Gente semplice e sincera che vive in pace a casa sua e non nasconde un pugnale dietro le spalle. Impongono regole, quello che loro dicono diventa legge. Ma noi non rinunceremo al nostro sapere essere vecchi. Vogliono annientarci per quello che siamo, perché mostriamo ciò che potremo diventare. Sarà mai possibile liberarci di loro? Che cosa dovremmo fare perché questi se ne vadano? Dobbiamo resistere, mai cedere. Ma sappiate che le armi potrebbero cambiare di mano e scacciare gli scacciatori. Abbiamo conosciuto il tramonto e l'aurora. Abbiamo le menti e le mani colme del segno dell'aurora. E siamo disposti a difendere questo segno e a seminarlo perché Dio è buon frutto. Anche se dovessimo scomparire dalla faccia della terra, e saremo dimenticati come ombre del passato, ci sarà sempre un nuovo segno e un nuovo frutto.